Nel rogo di San Nicolò di questo pomeriggio, due vigili del fuoco hanno accusato un malore per sfinimento, per le alte temperature. Sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e arriva la dichiarazione del coordinatore regionale del sindacato USB dei vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo, che annuncia lo sciopero regionale. Vediamo. Come già avevamo preannunciato qualche giorno fa, i vigili del fuoco allo stato attuale avevano soltanto 15 squadre aggiuntive boschive in tutta la regione. Fin quando non ci sono le emergenze in atto con tantissimi interventi, fin quando non brucia tutto, ci sono nubifragi in corso con tantissimi danni, i vigili del fuoco non possono avere ulteriori squadre aggiuntive in campo e oggi si è verificato quello che era presumibile. Cioè, la Sicilia ha cominciato a bruciare, tantissimi sono stati i danni a Palermo e continuano ad esserci. Sul Messinese, sul Catanese si lavora senza sosta da più di 24 ore e noi come Vigili del Fuoco, come organizzazione sindacale, abbiamo dichiarato lo sciopero regionale perché non ammettiamo una tale situazione. I Vigili del Fuoco sono stremati, i colleghi non hanno più le forze per poter garantire l'operatività, ma sono ancora in campo per cercare di salvare il salvabile. Noi chiediamo a gran voce di cambiare le regole di ingaggio, di cambiare la situazione che c'è in Sicilia, cioè di avere così pochi mezzi e uomini in campo. Vogliamo che vengano aggiornate le piante organiche a quello che è oggi la Sicilia nel 2023. Allo stato attuale abbiamo piante organiche da date di oltre un ventennio, quando gli interventi erano per 3-4 volte meno di quelli che facciamo oggi. A gran voce chiediamo alla politica, al nostro dipartimento, di pensare alla Sicilia, finché c'è da salvare è salvabile.